Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Anche i moscerini, la drosofila, il moscerino della frutta, produce testosterone, produce ormoni. Sembra impossibile come un organismo così piccolo si giovi della presenza di ormoni anabolizzanti. Esiste il testosterone del moscerino della frutta, l'ectisterone, nome difficile che forse sbaglierò qualche volta in questo video, vi chiedo perdono, sono quelle parole che non ti entrano in testa. È una molecola interessante, chiaramente tutto ciò che esiste in natura ha il suo significato. Questo moscerino sfrutta l'ectisterone per alcuni aspetti della sua metamorfosi, e non entro nel dettaglio non essendo un biologo e non voglio dire sciocchezze, però ha la sua importanza nella regolazione della vita di questo moscerino. Si è visto però che l'ectisterone può avere un'attività anabolizzante. Molti studi partono in Russia e negli anni 1976-80, quindi non siamo molto lontani, dove talvolta gli studi magnificano alcuni aspetti, si era addirittura associato all'uso dell'ectisterone, beta-ectisterone si può anche chiamare, si era associato a poteri anabolizzanti più di alcune molecole che noi conosciamo come il Dianabol, il Trenbolone, che noi conosciamo, non è detto, insomma chi frequenta o è nel mondo sportivo purtroppo conosce anche l'aspetto doping con questi nomi di anabolizzanti. Si sa che un tempo c'è stata una liberalizzazione eccessiva di queste molecole, e che hanno permesso a grossi continenti, a nazioni, anche di avere un predominio a livello sportivo. La Russia ne è un esempio. A quell'epoca l'ectisterone era una molecola molto studiata. E, torniamo un po' a noi. È tuttora una molecola che non rientra nel doping, per cui lo possiamo quasi catalogare come un nutraceutico, potremmo associarlo al Tribulus terrestris, e acquistabile tranquillamente anche online, non si fa assolutamente nulla di illecito, è come comprare lo zinco. E, si è visto però che ha un potere anabolico, chiaramente in che dosaggi? Non esistono ancora dei dosaggi ben definiti, sicuramente 50 mg al giorno possono dare un aiuto, sempre molto soggettivo. Nei mondi sportivi ad alti livelli si parla di assunzioni di 3-4 grammi al giorno, quindi presumo poi anche con un impegno economico importante. Come fa il testosterone del moscerino della frutta a essere utile all'uomo? In effetti questo concetto mi lascia anche a me un po' interdetto, non ho immediatamente la risposta. Si è visto però che l'ectisterone ha i recettori per l'ectisterone nell'insetto, quindi lui ne beneficia. Nell'uomo non esistono i recettori per l'ectisterone, però esistono recettori per gli estrogeni. E questa molecola si è vista che si lega agli recettori per gli estrogeni, gli ER-beta. Legandosi ai recettori per gli estrogeni è in grado di stimolare il rilascio di IGF-1. Questa molecola che noi conosciamo, di cui parleremo in altri video, non entro oggi nei dettagli, che ha un'azione importante sia a livello della sensibilizzazione dell'utilizzo dell'insulina, ma ha un potere di tipo anabolico. È associata all'azione del GH, l'ormone della crescita. Quindi un'eventuale azione anabolica di questa molecola potrebbe essere proprio legata a un lavoro sinergico insieme al GH. Sappiamo, oggigiorno sono uscite nuove molecole, i peptidi, l'MK677, che stimolano i recettori per la grelina nello stomaco, che a loro volta stimolano il rilascio di GH e quindi IGF-1. Ma l'ectisterone sembra proprio avere un'azione diretta sugli ER-beta, i recettori per gli estrogeni, esistono sia di tipo alfa che di tipo beta, e quindi secondariamente stimolare il rilascio di questo fattore di crescita. Quindi consideriamo l'esistenza di questa molecola, siamo anche liberi di utilizzarla, non parte mai da me. E chiaramente, come posso dire, lo stimolo anche solo culturale di utilizzare sostanze ci mancherebbe. Io faccio il medico, devo quindi curare le persone, anche se il medico dovrebbe avere un compito diverso, prevenire la malattia, non curarla. Quindi siamo ancora un po' lontani da questo concetto. E pensate che in Cina il medico dell'imperatore veniva pagato affinché l'imperatore non si ammalasse. Quando l'imperatore si ammalava, il medico veniva castigato, veniva bastonato, proprio perché la sua missione non era curare, ma era prevenire la malattia. Quindi può darsi anche che l'uso di alcune molecole possa avere questa funzione anche nell'uomo, dare un benessere psicofisico e prevenire l'avanzamento di alcune patologie, specialmente in questo periodo in cui il sistema immunitario è chiamato molto in causa. Con questo vi saluto, non ho altro da dirvi su questa molecola.
è sempre bene però informarsi. Chi ha più notizie di me le può scrivere nei commenti, sono sempre aperti, liberi e non sono legati a ricevere, diciamo, complimenti o anche contestazioni, ma è anche aperti se ognuno di voi ha delle notizie da aggiungere e le leggeremo tutti molto felicemente. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, essendo oggi sabato, e ci vediamo nel prossimo video. Buona giornata!